Poracci, dopo una settimana densa di rumor e leak, Crash 4, It's About Time, è stato annunciato ufficialmente. Il trailer di presentazione è stato seguito da un'intervista a Paul Yan di Toys for Bob, che ha parlato in modo approfondito del progetto, fornendo interessanti dettagli sulla nuova avventura del Bandicoot. E che dire, It's About Time mi ha sorpreso piacevolmente, anche se devo essere sincero, mi aspettavo un titolo radicalmente diverso. Prima di discuterne in modo approfondito, come al solito, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Iniziamo! Quante volte l'hai già battuto, questo buffone? 3. Ah sì? Solo 3? Strano, avrei detto di più. Questa simpatica scena, posta in coda al trailer di presentazione, riassume tutta l'essenza di It's About Time. L'intenzione di Toys for Bob, il team che si occupa dello sviluppo, è quello di creare un titolo in netta continuità con gli episodi della trilogia originale creata da Naughty Dog, andando di fatto ad ignorare tutti i capitoli che sono venuti dopo dall'ira di Cortex in poi. Io personalmente mi sarei aspettato un titolo più next gen, magari dall'impronta open world, e invece Crash 4 userà come modello quanto abbiamo potuto rigiocare recentemente con la Ancient Trilogy. Non mancheranno di certo le novità, ma come ha sottolineato Paul Yan, l'idea era quella di creare dei livelli senza tempi morti, densi di ostacoli e pericoli da evitare, quasi costringendo il giocatore a imparare il ritmo di ogni scenario. Piuttosto che creare dei mondi liberamente esplorabili, si è posto l'accento sulla creazione di percorsi obbligati, un'idea di timing e ritmicità che affonda le sue radici nei capostipiti dei platform in due dimensioni e che Naughty Dog cercò di riportare in un impianto di gioco 3D. C'è da vedere se Crash 4 opterà per un gameplay punitivo che richiede estrema precisione al giocatore oppure se smusserà quei tratti tipici del game design degli anni 90. Pur non potendo dire con esattezza se bisognerà eseguire salti pixel perfect e studiare ogni singolo livello morendo più e più volte per arrivare in fondo, ci sono alcune interessanti novità. Innanzitutto potremo usare oltre a Crash e Coco anche Neo Cortex, che disporrà di un moveset totalmente diverso dai due Bandicoot. Lo scienziato sarà molto meno agile, ma avrà a disposizione un'arma in grado di trasformare i nemici in piattaforme, aprendo diverse possibilità di avanzamento all'interno degli stage, che potranno essere affrontati adottando soluzioni differenti, lasciando così una sorta di margine di scelta al giocatore. Il gioco poi, come suggerisce il titolo, è incentrato sui paradossi temporali, ma non nel senso in cui mi ero immaginato. Mi aspettavo più un qualcosa alla Ratchet & Clank, ma il cuore della novità di It's About Time risiede nei poteri conferiti da 4 nuove maschere, di cui ne sono state presentate soltanto 2. Con la Time Mask, il giocatore potrà rallentare lo scorrere del tempo, garantendo così l'attraversamento di situazioni altrimenti impossibili. Così facendo, tra l'altro, per la prima volta nella serie sarà possibile sopravvivere alla collisione con le scatole Nitro. Queste, come da tradizione, esploderanno al nostro contatto, ma rallentando lo scorrere del tempo avremo la possibilità di allontanarci prima di rimanere coinvolti nella deflagrazione. La seconda maschera, invece, la Gravity Mask, permetterà al protagonista di invertire la gravità e utilizzare il tetto come pavimento. Questi superpoteri aprono degli scenari interessanti che potrebbero segnare un netto stacco rispetto alla formula collaudata da Naughty Dog, e con altre due maschere ancora da scoprire è lecito aspettarsi l'introduzione di altre interessanti idee di gameplay. Anche lo stile grafico, sebbene Crash abbia subito un sostanziale restyling, si sposa perfettamente con l'art style della Ancient Trilogy e da quel poco che si è visto i livelli potrebbero essere usciti tranquillamente da Crash 3 Warped. Questi infatti sono coloratissimi e ricchi di dettagli in movimento, con uno stile cartoon dalla palette cromatica accesa. It's About Time uscirà il 2 ottobre, il che lo mette in una posizione un po' scomoda. Chiaramente non si tratta di un titolo next gen, ma il suo arrivo prima delle console di prossima generazione non esclude una possibile natura cross gen. Come suggerisce la copertina del leak di qualche giorno fa, il titolo disporrà della smart delivery su piattaforme Microsoft e nulla vieta di pensare che lo stesso possa succedere anche con PS5. L'unico rammarico è che non è prevista alcuna versione per Nintendo Switch, e questo è un po' un peccato perché un platform del genere può trovare la sua giusta dimensione anche e soprattutto nel gaming portatile. A maggior ragione, se non si tratta di un titolo next gen, privare l'utenza Nintendo del ritorno ufficiale del Bandicoot è un po' una cattiveria.
A parte questo, poracci, le sensazioni sono più che positive. Certo, non ci troveremo di fronte a un titolo rivoluzionario, ma se Toys for Bob saprà muoversi intelligentemente tra citazionismo, nostalgia e innovazione, potremmo ritrovarci tra le mani un vero e proprio gioiellino, in grado di riportare agli antichi splendori la serie di Crash Bandicoot. E voi, poracci, cosa ne pensate di questo It's About Time? Vi aspetto nei commenti, ma prima, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivando la campanella delle poro tifiche. Io sono il Poro Michele, era ora, ciao!